Resterà aperto dal 18 dicembre al 29 febbraio il primo bando della Regione Marche dedicato alle cooperative marchigiane che svolgono attività sociale di produzione e lavoro. La dotazione complessiva ammonta a oltre 2 milioni di euro. La Regione ha stanziato un importo complessivo di 2 milioni 235.300 euro, dei quali 1.490.200 per progetti di sviluppo aziendale per l'innovazione e l'ammodernamento delle sedi, incluso l'efficientamento energetico, e per la dotazione di applicazioni digitali, mentre 745.100 euro saranno riservati a progetti per la realizzazione di nuove cooperative dal 1 gennaio 2023. La presentazione del bando in regione nel corso di una conferenza stampa con l'assessore alle attività produttive Andrea Maria Antonini. È la prima volta che si fa un bando specifico, tra l'altro non sarà neanche l'ultimo, ne abbiamo già accennati, anticipati un altro paio di bandi a favore appunto delle cooperative che fanno impresa. E in sostanza noi vogliamo valorizzare, rendere anche merito innanzitutto al valore sociale, socio-economico che le cooperative sviluppano nel territorio, oltre al radicamento, perché è una regione che comunque presenta un ecosistema imprenditoriale legato alla cooperazione molto importante. Quindi un bando di 2.235.000 euro che verrà aperto il 18 di dicembre e chiuderà il 29 di febbraio, che in sostanza mirerà a sostenere l'acquisto ad esempio di macchinari, sviluppo tecnologico, di innovazione, ma anche di beni immateriali come software gestionali, brevetti e quant'altro possa servire appunto a sviluppare e sostenere le imprese cooperative nella nostra regione. Avete annunciato la previsione di un altro milione, no? Sì, allora quando è venuta pochi giorni fa la Presidente del Consiglio Meloni è stato firmato ad Acqualagna, no, il famoso fondo rotativo a favore della Regione Marche. All'interno di questo fondo rotativo abbiamo riservato un ulteriore milione di euro proprio per un bando molto simile a questo che presenteremo, che abbiamo presentato oggi, e più in là ovviamente nel momento in cui sarà tutto operativo. Quindi alla fine l'intervento sarà di circa 3 milioni e mezzo a favore proprio del sistema delle cooperative imprenditoriali marchigiane. Si tratta di provvedimenti specifici riservati alle imprese cooperative che svolgono attività economica a cui va riconosciuto il valore sociale che rivestono sul territorio. Annunciata dall'assessore anche una revisione alla legge 5 del 2003. Sì, è una legge che è datata quasi 20 anni, una legge che appunto ha riguardato il sistema delle cooperative, è una legge che funziona tuttora, però indubbiamente dopo 20 anni ha bisogno anche di un aggiornamento per renderla attuale a praticamente quelle che sono le esigenze e dove sta andando un po' il sistema marchigiano odierno. Quindi una attenzione in modo particolare alle cooperative di comunità, soprattutto nell'erogazione dei servizi nei borghi, ad esempio la legge vorrà sottolineare questa funzione, oppure nel sistema anche delle comunità energetiche rinnovabili, nella presenza delle cooperative nel terzo settore e anche negli ambiti della cultura che riguarda spesso appunto un certo tipo di cooperative. I rappresentanti delle associazioni cooperative presenti, Lega Coop, Conf Cooperative, Unione Europea delle Cooperative, Unicoop, hanno espresso grande apprezzamento, dichiarandosi molto lieti per il primo intervento in assoluto di un bando per la cooperazione. In passato, hanno proseguito, siamo stati sempre esclusi dal FESR. C'era stato detto che era impossibile partecipare. Oggi è quindi un giorno di festa per la cooperazione. In particolar modo saranno valorizzati progetti con significativo impatto energetico ambientale o sulle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori. L'investimento minimo è di 15.000 euro, mentre il contributo massimo può arrivare a 300.000 euro. I requisiti sono semplicemente di essere cooperative già esistenti, registrate, attive, che abbiano fatto la revisione secondo i meccanismi della cooperazione e ovviamente marchigiane, quindi con sede operativa e legale nella Regione Marche. Quali sono le caratteristiche? In che direzione va questo bando? Questo bando cerca di rendere le piccole e medie imprese cooperative competitive, cioè, quindi non è un bando assistenzialista, è un bando che aiuta le imprese a modernizzarsi, a essere più competitive, acquisendo nuove tecnologie, nuovi macchinari,
e macchinari che soprattutto dal punto di vista anche di impatto non solo produttivo abbiano caratteristiche di sostenibilità energetico-ambientale e, cosa molto importante, di migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori. E poi aiuta anche a nascere nuove imprese cooperative. Sempre parliamo di imprese cooperative nei settori produttivi, in questo caso, non nel settore sociale. Solo le cooperative sociali di tipo B, perché fanno comunque produzione. Cooperative sociali di tipo B sono quelle che aiutano delle persone, diciamo, con difficoltà a svolgere attività economiche. Abbiamo fatto perché non è che prima le imprese cooperative fossero escluse, però diciamo di fronte a imprese magari più strutturate, industriali, private, erano più in difficoltà a trovare spazio, diciamo. E quindi questa giunta ha deciso di lasciare una riserva per le imprese cooperative, perché hanno un valore importante per la regione nel difendere anche la presenza non solo imprenditoriale ma anche demografica a questo punto sul territorio, diciamo, quindi, e poi il valore ovviamente mutualistico. Quindi è un bando specifico solo per loro, diciamo, questa è la differenza che c'è in questo intervento.